all'amministrazione consigliere Sergo e sull'incidente occorso ancora nel gennaio 2019 nello stabilimento Alumindustria di Tor Viscosa, no, a causa della rottura del disco di rottura non riscontrato immediatamente, che ha provocato la fuoriuscita di 900 kg di cloro liquido anche all'esterno del vano di stoccaggio di due serbatoi. Il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, l'organismo deputato alla gestione della tematica sul rischio di incidente rilevante, nella seduta del 13, del 2 e del 19, ha analizzato il caso nel dettaglio e, in sintesi, gli aspetti salienti della relazione del comandante dei vigili è il seguente: che l'evento nell'immediatezza è stato gestito direttamente dal personale dell'azienda che ha preposto la gestione dell'emergenza. L'azienda non ha effettuato né chiamate di emergenza ai vigili del fuoco né al momento dei fatti, né ha fatto comunicazioni successive dell'incidente, niente si è venuto a conoscenza tramite stampa. Dalla relazione predisposta dal gestore della ditta e trasmessa al comando dei vigili emerge che l'incidente ha provocato la perdita di cloro liquido della flangia situata nel locale dell'evaporazione e che l'hold up, che nella lingua di Dante sarebbe l'altezza del battente idrico dell'impianto del cloro liquido, è di circa di 900 kg, di quali 110-130 kg sono stimati come fuoriusciti nel locale dell'evaporatore. Poi, nella zona dell'evaporatore si è creata una vaporizzazione immediata del cloro in corrispondenza del rapporto di eccesso del locale, quindi circa 50-70 kg sono usciti all'esterno. Non vi sono stati danni a persone o a cose, non vi sono state interruzioni di servizi, non vi sono stati rilasci di cloro dal camino di abbattimento del reparto. Tutti gli altri dettagli sono agli atti della seduta del 13 del febbraio 19. Sono state poi, in seguito alle verifiche messe in atto congiuntamente dai vigili del fuoco e dell'ARPA, una serie di attività congiunte appunto effettuate a seguito dell'incidente di questi due organi deputati. Il gruppo di lavoro ha proseguito l'attività di verifica di adempimento delle raccomandazioni programmando più sopralluoghi. In data ottobre 2020 la società ha trasmesso riscontro di aver adempiuto alle ultime due raccomandazioni. Uno dei prossimi tavoli verrà pianificata una visita ispettiva anche per la verifica dell'applicazione della, tecnicamente si chiama AZOP. Va sottolineato però che gli aspetti della gestione del rischio e della comunicazione sono disciplinati dal vigente piano di emergenza redatto dalla competente prefettura di Udine e che ha visto la collaborazione di tutti gli enti deputati al presidio di questa tematica. Grazie. Sì, prego, consigliere Sergo. No, assessore, io no, le chiedo se ha letto quello che le ho scritto nell'interrogazione, perché comunque le domande erano quattro. Ovviamente le domande sono state e l'interrogazione è stata depositata il 6 febbraio a circa 24-48 ore dal momento in cui siamo venuti anche noi a conoscenza dell'evento e dell'incidente, perché fino a quel momento, di fatto, tranne alcuni interventi di consiglieri comunali e quindi di persone ovviamente del paese, dell'incidente nessuno aveva parlato, sebbene tutti quanti sapessero. E da quello che abbiamo visto anche, no, non lei, dico tutti quanti, allora specifico chi, da quello che abbiamo potuto leggere successivamente anche sui social da parte dei consiglieri che hanno fatto anche delle interrogazioni in comune, pare ci sia stata anche l'ammissione del sindaco di Tor Viscosa che la sera del 28 gennaio, e quindi il giorno dopo l'incidente, lui fosse già a conoscenza di tutto, ma non è stato comunicato all'esterno. Ora, che sia stato fatto questo perché tutto è avvenuto all'interno dell'impianto, possiamo anche, tra virgolette, accettarlo e capirlo, ma da quanto ci diceva lei, abbiamo avuto un incidente che riguardava 900 kg di cloro, di cui 110 sono fuoriusciti dagli impianti, una cinquantina, settantina è riuscita a superare anche quello che dovrebbe essere una sala bunker, che a detta stessa dell'azienda,
ovviamente necessita, e questo è venuto fuori dopo l'incidente, di una barriera idraulica su tutte le porte del piano terra, bunker, cloro, che evidentemente non c'era. Allora, io ovviamente su questo le dico perché non mi ha risposto, perché il punto 4 ovviamente riguardava proprio la politica di comunicazione chiara, possibile e vicina alle esigenze di conoscenza della popolazione, in particolare in merito alla gestione del rischio. Perché questo qui, come lei sa, non è la prima interrogazione che le faccio su casi simili di incidenti anche in impianti che riguardano ovviamente la popolazione e che destano preoccupazione alla popolazione. Allora è chiaro che magari a volte non serve fare allarmismo, però tacere su alcune situazioni, ripeto, può essere anche che non mi riferisca a lei direttamente, se a lei nessuno viene diciamo a dire che c'è un incidente di questo tipo, però evidentemente le autorità che sapevano di questo incidente avrebbero potuto anche solo dire: signore, abbiamo avuto un incidente, tutto a posto, come ha detto lei, nessuno si è fatto male, siamo intervenuti tempestivamente. Però non può citarmi il piano del prefetto per dirmi che poi tutte le autorità sono intervenute, se mi dice che non sono neanche state avvisate le autorità. Perché lei prima mi ha detto che i vigili del fuoco non sono stati neanche chiamati dall'industria. Allora cosa c'entra il piano del prefetto? Come veniva messo in moto quel piano se i vigili del fuoco sono stati avvisati dalle notizie di stampa e probabilmente anche dalla nostra interrogazione? Allora è chiaro che qualcosa lì non ha funzionato, mettiamola così. E io ovviamente faccio un appello laddove questo dovesse risuccedere in futuro e ribadire, ovviamente, visto che questi poi sono anche impianti che necessitano dell'autorizzazione integrata ambientale, quindi c'è ovviamente un intervento anche della Regione su quelli che dovrebbero essere poi anche le prescrizioni che diamo, la valutazione anche degli incidenti, faccio un appello ovviamente affinché si usi un minimo di responsabilità ed evitare che succedano casi del genere dove i cittadini devono essere avvisati da voci di corridoio e non dai diretti interessati, perché poi, come ha visto, bastavano due righe per dire: sì, abbiamo avuto un incidente, abbiamo avuto la rottura, che può succedere tranquillamente, di un disco, come dice lei, e qui nella comunicazione che Aloindustria aveva fatto il 5 di febbraio, e quindi praticamente più di una settimana dopo l'incidente, veniva spiegato tutto quello che lei ci ha già riferito, però loro dicevano che avrebbero verificato con il fornitore la causa della rottura del disco di rottura a cura della società ThyssenKrupp. Lei oggi, semmai, doveva spiegarci qual era questa causa, perché sono passati 2 anni. Allora, io ovviamente, siccome si parlava di comunicazione, come ha visto, per replicare alla sua interrogazione e anche alla sua risposta, non ci ho messo 2 anni, ci ho messo 2 secondi. Mi auguro ovviamente che anche, ripeto, le future autorità che dovessero venire interessate da casi simili non ci mettano 2 anni per spiegare quello che è successo, ma ci mettano meno di 2 giorni. Grazie, Presidente.